Allora, mi è stato fatto osservare che facendo con il add image, images as planes, quello che si ottiene è un piano. Questo piano ha il problema che se andiamo in face orientation e vediamo le sue facce, vediamo che da un lato è rosso e dall'altro è blu. Verissimo. Questo, se vogliamo poi importare questo oggetto in OpenSim o in Second Life, avremmo dei problemi. C'è però da dire una cosa importantissima, e cioè che se noi aggiungiamo in maniera molto semplice il modificatore solito che è il Solidify, quindi andiamo a trovarlo. Dovrebbe essere da questa parte qua. Ecco, ah sì, non trovavo perché qua. Se aggiungiamo il Solidify, che è questo semplicemente questo oggetto, facciamo l'applica. A questo punto, se noi andiamo a vedere l'orientamento delle facce, vediamo che sono blu. Quindi blu. E soprattutto comunque abbiamo ancora la nostra texture, quindi con una sola pressione di due tasti, cioè quindi o di poco più di due tasti, abbiamo lo stesso il problema risolto. Per dimostrare che è tutto a posto, cosa facciamo? Selezioniamo questo oggetto in Blender, facciamo l'export incollata, andiamo sotto Document e qui facciamo una cartella con Solidify, e qui in questa cartella sotto document Solidify ci mettiamo, beh, un title giusto così, selection only, ci accertiamo di avere copy della texture, quindi facciamo export collada. Quindi a questo punto, se noi andiamo dentro il nostro documents e dovremmo avere il nostro Solidify. Vediamo che lui ha copiato sia il punto DAE con l'ADA che la nostra texture. Questa è una cosa che ha fatto lui automaticamente. Se andiamo in OpenSim e facciamo a questo punto Build Upload Mesh Model, e in questo Mesh Model gli diciamo Untitled.dae, quello che succede, togliamo questa cosa qua, e che nonostante, ecco quello che ho notato, che nonostante che lui dica che include text, ah no, vedete che trova la texture perché abbiamo fatto l'export, abbiamo copiato la texture e quindi la texture è presente in questo oggettino. E a questo punto, quando facciamo il calculate weight and fees e poi l'upload, e lo chiamiamo come Solidify, quindi calculate e upload. Ok, il Solidify, l'oggetto che abbiamo creato, quindi adesso andiamo a rezzare, e che ho visto che ci impiega un pochino di tempo a rezzarlo. Comunque dovrebbe comparire. Ecco, vedete che ha messo la questa pietra è stata rezzata ed è, questa pietra è visibile da una parte e dall'altra senza problemi. Quindi direi che, a parte il load, no? Che comunque quello è un altro problema che chi importa sa bene come gestire, comunque abbiamo il problema completamente risolto. È perfettamente funzionante.